come tutti Pioggi, come molti di voi sapranno, quest'anno ricorrono i 15 anni del Circolo Giovanile Salvador Allende e diciamo non potevamo desiderare un posto migliore per festeggiarlo se non qui in mezzo al mercatino di Natale del Commercio Eco Solidale. Qui faccio un grande applauso. Tanto grazie al Commercio Eco. Allora, quest'anno abbiamo fatto, diciamo, come tutti gli anni, una serie di iniziative, tra cui alcune volte proprio a festeggiare i 15 anni del Circolo Allende, come la stampa di alcune magliette che poi dopo potete trovare. Abbiamo fatto una cena estiva a giugno, abbiamo fatto ieri sera una cena invernale con anche dei vecchi compagni che sono venuti a trovarci per questi 15 anni e poi abbiamo deciso infine di concludere questo quindicesimo anno di attività con la pubblicazione di un libro che ripercorre un po' tutto il percorso fatto in questi 15 anni dal Circolo Allende. Quindi proprio per questo oggi ci siamo visti per diciamo, la presentazione ufficiale di questo libro che alcuni di voi diciamo venuto a me che lo può presentare. E alcuni di voi che sono attivi in questo periodo del Circolo Allende hanno avuto un po' degli assaggi. Dopo avremo la possibilità di farvelo avere e niente, do inizio a questa presentazione con un video che abbiamo fatto appunto per festeggiare questi 15 anni di Circolo Allende. Intanto ci tengo a ringraziare Stefano che ha realizzato per noi questo bellissimo video che potete trovare volendo anche su YouTube e voglio ringraziare diciamo un po' tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata e anche la realizzazione di questo libro, se non anche tutti i primissimi compagni che hanno dato il via al Circolo Allende, qui dopo passeremo la parola ad alcuni di loro. Ringraziamo a Mirko Cheli, che è il fotografo che ha realizzato ha curato tutta la grafica insieme a Samuele in questo libro. Ringraziamo tutti i compagni del Circolo Allende che hanno collaborato passandoci foto storiche, passandoci frasi, citazioni famose che abbiamo inserito nel libro e diciamo parlando appunto comunque di coordinatori, di portavoci storici che hanno dato via al circolo, voglio passare la parola a Samuele, che è qui in apparato, e niente. Grazie a Matteo
perché è Matteo che insieme ad altri compagni ed altri compagni sta portando avanti l'avventura del Circolo Allende. E sapere che a distanza di 15 anni, da quando alcuni di noi, giovanissimi, l'hanno fondato, l'avventura continua e continua con gambe, passione, da parte di un'altra generazione, è una grandissima soddisfazione. Io questa sera ho l'onere, condiviso con alcuni, per la verità, di essere tra gli anziani, di essere cioè tra i fondatori e quindi in qualche modo tra gli storici, tra i veterani di questa esperienza. Però vedo con molto piacere che ce ne sono tanti di compagni e di compagne che hanno fatto quell'avventura, l'hanno iniziata alla fine degli anni 90 insieme a noi e che a distanza di 15 anni hanno piacere di ritrovarsi non solo con una punta di nostalgia ma soprattutto con molto orgoglio a ricordare quegli anni e a ricordare quelle esperienze e la passione che l'hanno segnata. E mi fa piacere che però questa non sia in qualche modo, come dire, una reunion, come dire, un po' melò di persone che riguardano le foto di qualche anno fa, ma è un incontro di generazioni diverse che nel corso di questi anni, dal 97 al 2012, hanno attraversato un po' tutta la storia di questa città ma anche del nostro paese. Nel libro che questa sera potrete acquistare ci troverete non solo la storia di alcune centinaia di ragazzi e ragazze che nel corso di 15 anni hanno attraversato la storia del Circolo Allende, ma ci troverete buona parte anche della storia del nostro paese, ci troverete la storia politica, le pagine migliori di questo paese, anche quelle più brutte, ci ritroverete Genova, ci ritroverete il G8, ci ritroverete i grandi appuntamenti dei forum sociali europei ad Atene, a Parigi, a Londra, le manifestazioni, le occupazioni e le autogestioni delle scuole fanesi dal 97 a quest'ultima settimana, ci ritroverete i concerti, ci ritroverete le feste, ci ritroverete le raccolte fondi per a sostegno delle popolazioni civili in Algeria, in Iraq, in Afghanistan, in Argentina, ci ritroverete insomma una parte importante della biografia individuale di tanti di noi, ma soprattutto una bella, io credo, biografia collettiva, che a distanza di tanti anni ha ancora qualcosa da dire, nonostante l'Italia e il mondo siano cambiati, perché al di là di essere, concludo, una bella esperienza umana per tante e tanti di noi, è stata innanzitutto una bella esperienza politica, perché nonostante, come dire, ci siano da raccontare tanti aneddoti, tante avventure, alcuni di noi potrebbero ricordare quando salivano la notte al terzo o al quarto piano di un palazzo per attaccarci sopra un manifesto, no? Perché ci tenevamo che la mattina dopo nessuno lo potesse staccare. Ci sono insomma tante belle pagine, diciamo, di rapporti umani veri, sinceri, che a distanza di tanto tempo non si sono logorati. Ma ci ricordiamo tutti che se ci siamo incontrati in questi anni è perché abbiamo condiviso dei valori, abbiamo condiviso e condividiamo dei valori, un patrimonio di valori, di ideali, che a distanza di tanti anni non solo chi è più vecchio come me non ha perso, ma ha potuto ritrovare in chi oggi ha 15, 16, 17, 18 anni e continua con le proprie parole, con la propria esperienza, l'avventura del Circolo Allende. Questa sera ci sono ragazzi di 16 anni e ci sono mamma e papà che sono qui con i loro bambini. A me fa piacere che per ognuno di noi il Circolo Allende sia a distanza di 15 anni non solo una realtà ancora viva, ma in qualche modo un po' la casa di tutti noi. Grazie Samu, questo applauso diciamo a Solometta tantissimo, oltre per aver fondato il Circolo Allende e anche comunque per essere stato uno di quelli che si è sbattuto di più per i giri tra tipografie, chiedere preventivi, fare foto, chiamare vecchi compagni e tutto quanto, quindi sì. E niente, quindi comunque un grandissimo applauso a Samuele che diciamo è stata una delle persone che hanno reso più possibili questo festeggiamento di questi 15 anni. Passo la parola a Luca. Dai, metti giù il tipo. Che è stato portavoce del Circolo Allende dal 2001 al 2005, giusto? Ottimo. Vai Luca. Grazie a tutti. Io sono uno di quelli che si è riprodotto in questi anni, quindi c'è qua il piccolino che ho voluto che venisse, insomma, perché mi sembra importante. Direi che questi anni di militanza, insomma, in sinistra giovanile, l'esperienza del Circolo è stata per me una grandissima esperienza di amicizia prima di tutto. Ho incontrato tantissime persone, ragazze e ragazzi, siamo cresciuti insieme, abbiamo avuto tantissime esperienze, abbiamo conosciuto il mondo insieme perché
Abbiamo avuto anche la possibilità di partecipare e incontrarci con i nostri coetanei in giro per l'Europa. È stata un'esperienza, ripeto, prima di tutto umana e successivamente poi è stata anche un'esperienza politica che molti di noi in vari ruoli, in vari modi, in differenti modalità hanno poi portato avanti perché come dire, è un qualcosa che ci si è poi attaccata sulla pelle, che abbiamo voluto comunque sempre portare avanti. E quindi l'augurio che faccio, al di là dei volantini, degli attacchinaggi, della militanza, insomma anche quella poi organizzativa, quella materiale, quella è sempre di guardare con un occhio ideale alle cose e al mondo, perché insomma ci meritiamo anche qualcosa di meglio rispetto alla società che ci troviamo ad affrontare. E penso che il compito da parte delle giovani generazioni in primo luogo sia sempre quello di avere un occhio che vada un pochino più in là. E su questo, se mi permettete due parole, insomma anche tutte le battaglie che noi abbiamo portato avanti tanti anni fa, ora ritornano tutte fuori e vediamo come le cose per cui lottavamo all'epoca sono attuali ancora adesso. Più di 10 anni fa raccoglievamo le firme per la Tobin Tax, contestavamo la finanza internazionale per come si muoveva, in maniera anche particolare e come dire, originale abbiamo partecipato al G8 di Genova, abbiamo partecipato ai movimenti che contestavano una società che non ritenevamo giusta, come vediamo oggi insomma si sta sempre più dimostrando tale. Quindi così l'invito è quello di non fermarsi mai e di lottare sempre, che poi le esperienze che uno fa sono personali, sono anche più belle se vengono fatte collettivamente insieme ad altre persone. Grazie. Grazie Luca. Quindi, passo la parola adesso a Teresa Mattioli, che è stata la portavoce del Circolo Allende dal 2005 al 2007. Ciao a tutti. Io credo che sia davvero emozionante essere qui oggi perché vederci così diversi, con quasi 15 anni di differenza di età, gli uni dagli altri, sia un segno dell'importanza dell'esperienza del circolo. E un'importanza politica e sociale, perché per una città come Fano credo che avere un circolo giovanile che in 15 anni, nonostante tutte le difficoltà, i cambi di appartenenza partitica, i cambi di nome, sia riuscito a sopravvivere, a portare avanti la stessa esperienza in modo nuovo, reinventandola, proponendo battaglie nuove, proponendo nuove iniziative, è molto importante e arricchisce chi le fa, ma anche la cittadinanza che le riceve. E poi c'è l'esperienza personale, che è altrettanto importante, perché credo davvero che di tutte le attività che ho avuto il piacere di fare negli anni del liceo e anche prima, quella del circolo è stata sicuramente la più emozionante. Ancora con estremo piacere partecipo a queste rimpatriate perché sono davvero qualcosa che sento ancora come parte di me e di quello che sono diventata e di quello che ero all'epoca. Quindi sicuramente con grandissima emozione e con tantissimo affetto ritrovo qua i compagni di allora e vedo le nuove facce, i nuovi visi dei ragazzi che adesso portano avanti quell'esperienza. A loro volevo dire di godervela tutta perché è davvero qualcosa che vi porterete dietro negli anni e che probabilmente guarderete adesso sempre con grandissimo affetto e vi mancherà anche un po' poi diventando più grandi. E niente, io volevo passare la parola anche a Mirko Cheli, che magari le tue parole ci dice che sono più che meritatissime, visto che comunque in questi anni è stato il fotografo, diciamo, semiufficiale del circolo, ha lavorato veramente giorno, soprattutto notte, sulla grafica del circolo, ha fatto veramente un bellissimo lavoro che poi dopo potete ammirare tutti quanti, quindi vai, dici due parole Mirko. Ciao a tutti. Posso dire che è stato un lavoro assolutamente un piacere innanzitutto, perché passare pomeriggi e anche serate insieme a Samu, si è fatta le 1-2 di notte per finire il tempo al lavoro, guardando queste fotografie, questi testi, no? Vedere anche la memoria di Samu, sappiate che Samu ha una memoria veramente incredibile, dove eravate qua, tot giorno, incredibile.
però vedere come in 15 anni si è fatto veramente tanto è quasi un po' rammaricarmi, perché io sono dentro da 2008, sono un po' a volte un outsider, lavoro quando c'è da lavorare duro, altre volte non mi faccio neanche vedere, non devo ammettere, quindi non posso dire niente, ho tutto niente, però mi fa molto piacere vedere che a Fano ci sono ragazzi che hanno, diciamo, la sinistra a cuore, e che piano piano c'è sempre più una coscienza che cresce all'interno del circolo, diciamo, crede in una città, in un paese, in un mondo migliore, quindi credo che sia una tappa formativa importantissima, e tutte le persone che ne fanno parte lo facciano piacevolmente, e poi quando saranno grandi, no, perché non sono grandi, però quando si è un pochino più grandicelli dei 16 anni si vede che sono stati anni spesi bene, ecco, quindi spero che vi piaccia, ci ho messo veramente tutto, mi sono impegnato tantissimo, quindi già dal prodotto mi sento appagato, spero che mi diciate bene, perché mi rincuorerà, ecco. Infine le mie penso siano alcune delle parole forse un po' più difficili, perché comunque parlare dopo compagni che comunque hanno fatto la storia del circolo, io che comunque sono portavoce da 4 mesi, tipo, è sempre un po' difficile, però lo faccio veramente volentieri, e diciamo mi piace vedere comunque sia le facce vecchie sia le facce nuove, perché comunque mi ricorda tutte le parti e tutti i pezzi di storia del circolo Allende, che sono stati sempre un po' più complicati, perché i momenti facili danno poco gusto, a noi ci piacciono di più quelli difficili che poi si riescono a superare, un po' come essere passati da avere una sede con un sacco di comodità, fare le riunioni con seduti sugli zerbini fuori dal commercio ecosolidale al buio come dei carbonari, però si è andato avanti e siamo riusciti ad ottenere lo stesso anche i nostri risultati e portare avanti comunque lo spazio che siamo riusciti a rimanere, a lasciare aperto per i giovani di questa città. E ricordo che voglio fare un altro grande applauso al commercio ecosolidale, che ha preparato per noi anche un aperitivo che subito dopo stanno preparando, quindi subito dopo potrete usufruirne. E ricordo che la pubblicazione del libro la potete trovare anche sia qui al commercio ecosolidale, sia alla libreria Il Libro, che ha dato la disponibilità di tenerlo lì, e si può acquistare, diciamo, con un prezzo a partire da 2 euro, quindi poi dopo tutto il resto è benevolenza un po' per le spese che ci sono state, tutto quanto, diciamo che è un prezzo simbolico, poi dopo il resto sta al cuore di ognuno di voi, e niente. Bene, spero comunque che vi piaccia il libro, ma se volete scriveteci anche cosa ne pensate, tutto quanto. E con questa occasione vogliamo augurarvi anche buone feste, grazie di essere venuti, e ci vediamo con il 16° anno del Circolo Allende. Grazie.